In collegamento telefonico abbiamo Don Giovanni Mazzillo, direttore della scuola diocesana Agostino Castrillo di Belvedere Marittimo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E allora, buongiorno Don Giovanni, lei stamane è a Orso Marzo perché tra poco inizierà un seminario, sempre comunque organizzato da parte di questa scuola di Belvedere Marittimo, per parlare della Chiesa in Calabria e in particolar modo anche dei monaci bizantini. Sì, esatto. Esatto, la scuola è una scuola diocesana, ma è una scuola di teologia. Sì. Si sente bene? Sì, sì, sì. No, no. È una scuola diocesana di teologia e in questa scuola ovviamente ci sono i corsi di base di ogni percorso formativo teologico. In concreto ci sono dei corsi inerenti agli articoli, ai contenuti della fede, quella che una volta si chiamava dommatica, teologia dommatica, che oggi si preferisce chiamare teologia sistematica. Poi ci sono dei corsi riguardanti la teologia morale, quella che di solito viene chiamata l'etica, ci sono poi dei corsi riguardanti anche le scienze umane e anche dei corsi riguardanti la storia della Chiesa. Tra questi corsi della storia della Chiesa, uno in particolare è sulla Chiesa locale, sulla Chiesa in particolare della Calabria, e dunque all'interno di questo corso abbiamo pensato di organizzare un seminario sulle origini un po' della storia della Chiesa in Calabria, a partire appunto dai monaci italo-greci, i cosiddetti basiliani o monaci bizantini, che sono stati importantissimi per la diffusione del cristianesimo e per l'impiantazione, chiamiamola così, della spiritualità nella nostra terra, soprattutto al confine tra la Calabria e la Basilicata, dove noi ci troviamo. E dobbiamo tenere in considerazione che, come più volte è stato ricordato, si sono create delle congiunture molto particolari nella nostra regione, soprattutto nella nostra area. Sì, queste congiunture, non so adesso più esattamente a che cosa tu alludi, se sono congiunture comunque di cultura, di sì, politica, di vita vissuta, queste congiunture sono state in genere favorevolissime, nonostante questi monaci venissero dall'Oriente, ma si sono ben inserite nell'ambiente e l'ambiente ne ha risentito positivamente. Pensiamo ai grandi nomi di monaci italo-greci che sono stati da noi, a partire che sono da San Nilo, ma prima ancora San Saba, San Macario e tanti altri che realmente hanno popolato le nostre campagne e la nostra terra, dove sono rimasti ancora dei nomi di santi o comunque collegati a loro, come per esempio a Tortara che sono Sant'Elia, San Pancrazio, che poi sarebbe San Brancato nella cultura popolare, sì, San Saba, che poi è diventato San Disago, Santo Nicola e tanti altri. Ecco, comunque questi nomi sono le tracce di una presenza di monaci che tra la fine del 1000 e poi l'inizio del 1000, quindi in pieno Medioevo, hanno popolato, come dire, santificato e influito anche culturalmente in maniera molto positiva, determinante nella nostra storia locale. Sì, infatti io volevo proprio evidenziare questo: c'è stato un incontro e mai uno scontro. Sì, questo è vero, lo possiamo dire, ma la storia non registra scontri. Diciamo, gli unici conflitti, ma più che conflitti, poi sono stati di fatto delle contingenze particolari, sono avvenuti quando i Longobardi, che si hanno di nuovo riconquistato e latinizzato alcuni territori che erano invece sotto l'influsso bizantino, e non ci sono state lotte cruente, ci sono stati dei movimenti particolari tipici di una sorta di colonizzazione o ricolonizzazione, però senza che ciò abbia avuto
degli influssi negativi o degli effetti negativi sulla popolazione locale. Io so che il seminario dovrebbe iniziare proprio tra poco, quindi a Orso Marzo vogliamo ricordare. Ecco, vogliamo ricordare che è aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori. Siamo insieme tutta la giornata, il tempo purtroppo non è dei migliori, si piovigina, ma contiamo anche di fare qualche visita guidata come era in programma nei luoghi di questi monaci basiliani.